Siamo a casa del maestro Pisaniello in una delle nostre tante interviste che periodicamente facciamo al maestro. Questa volta è perché c'è qualcosa di importante che il maestro e noi ci tenevamo a far sapere alla regione e anche all'Italia intera. Infatti il maestro Pisaniello sarà ospite e cantante alla Milano Fashion Show nell'ambito della Milano Fashion Week. Il maestro nella serata esordirà con Nessun Dorma. Maestro, l'invito da cosa è nato e perché il maestro Pisaniello? Diciamo che io già da qualche anno leggo in amicizia con diversi personaggi dello spettacolo, ma dello spettacolo in senso ampio, non solo il mondo della lirica, che è quello più vicino a me, ma anche il mondo della moda, oppure il mondo del cinema. Sapete che ho avuto 2 volte il premio al Festival del Cinema di Venezia. Quest'anno il grande, bravissimo stilista Steven Torrisi, organizzatore della Milano Fashion Show nell'ambito della Milano Fashion Week, per il giorno 24 ha voluto invitarmi come ospite d'onore cantante per aprire la serata. Quindi diciamo un maestro che da 25 anni sulla scena internazionale, una star internazionale. Maestro, come vedi il panorama musicale, canoro degli ultimi anni? Io penso che molte cose sono cambiate. Un purista, se così posso osare definirmi, come me, è anche un dispiacere. Nel senso che oggi viviamo tutti il mondo non solo dell'immagine, ma io direi soprattutto della tecnologia. Quindi tutto è possibile. Tutti possono recitare, tutti possono sfoggiare abiti e quindi diciamo fare un po' da modelli, tutti possono scrivere, tutti addirittura possono suonare o cantare, ma questo tutti possono è un qualcosa che riguarda semplicemente il modo di apparire, che è molto diverso dal modo di essere. Ricordiamo ad esempio nel canto che il grande tenore Beniamino Gigli diceva che per cantare bene ci vorrebbero 2 vite, una per studiare e una per cantare. Sappiamo che questo non è così possibile. Oggi è tutto molto imitato. Invece io direi che bisognerebbe ritornare al passato e, come diceva Verdi, tornate all'antico e sarà un progresso. Mettiamoci a studiare per fare bene le cose. Maestro, dal passato, parlavamo prima, al presente. La voce del maestro Pisaniello adesso. È una voce che ha fatto un bel percorso e tutti mi hanno conosciuto come voce tenore di coloratura, cioè di agilità, perché ho avuto sempre questa facilità nei cosiddetti, diciamo tra virgolette, ghirigori, in questi avvenimenti, in quelli che i musicologi e i musicisti chiamerebbero, i letterati della musica chiamerebbero melismi. Sì, sono cose difficili, è una tecnica sopraffina, ma la voce si è molto molto evoluta, come naturalmente accade, e quindi io non conservo più il repertorio iniziale, ma come per alcuni cantanti, mi affaccio ad un nuovo repertorio. Addirittura un grande direttore d'orchestra, Gianluca Marcianò, la settimana scorsa mi ha udito dopo un po' di anni, mi ha detto: sono stravolto, non immaginavo che Pisaniello potesse presentare una voce così scura. Addirittura ha detto una voce che si affaccia al repertorio drammatico. Parliamo della Valle Caudina, delle nostre zone. In prospettiva futura, come vede la cultura e anche l'andamento musicale? Le rivelo con grande franchezza per quanto riguarda questo aspetto, mi dico persona molto preoccupata, anche dispiaciuta. La tecnologia è un mezzo straordinario, di grande aiuto se usato nel modo giusto. Non deve essere usata la tecnologia per imitare ad esempio un suono, non deve essere usata la tecnologia per imitare, uno scritto. Uno scritto deve essere proprio, come la voce deve essere propria. La gente pensa di cantare, ma io non sento più così bene le voci. Quindi tutti pensano di fare, non è così.
La Valle Caudina, credo, è un'entità geografica pur bella nella sua natura, nella natura climatica, per esempio, questi monti, non so, il mondo, la fascia del Partenio che sorride a quella del Sannio e tanto altro, anche quello che passa per lo mezzo potrebbe essere bello. Ma non è bella la corrente psicologica che spesso accompagna questa entità geografica. Pensare che tutto è possibile, no, non va bene. È bene nutrire i desideri, è bene avere le giuste speranze, ma è bene fare sacrifici per raggiungere i risultati. Io penso che politicamente la Valle Caudina non è ben gestita. Anche chi gestisce i nostri territori deve veramente fare un buon esame di coscienza, formarsi e fare la politica a mo' di Platone e non a mo' di propri interessi. È molto diverso.